Popolo di YouTube, Miso Mustang Padovano, eccomi qua, sono tornato a parlare di una partita che, ve lo dico già, non ho visto, ho soltanto letto un po' la cronaca, letto qualche articolo, per farmi un'idea, perché, ripeto, io cerco sempre di portarvi il mio punto di vista, qua era difficile, però appunto leggendo vari articoli, varie impressioni, mi sono fatto la mia idea, e adesso ve la espongo. Allora, partita senza storia, soprattutto nel primo tempo, dominio netto del Cesena, che ci segna due gol, 2-0, meritatissimo, forse potevano anche farne di più, perché io vi dico già, migliore in campo, Fortin, pensa, beh, bene, perché forse non ci farà rimpiangere Donnarumma, speriamo, ce lo auguriamo, questa è solo una partita, non si può dire. E poi, vabbè, il resto della squadra non ha tanto funzionato. Poi secondo tempo, è vero che c'è stato un miglioramento nostro, anche dovuto ai cambi, però penso anche che ci sia stato un calo del Cesena. Comunque, da quel che ho anche sentito, sembrava più una partita quasi di allenamento che una partita ufficiale. Tant'è che il Cesena si è messo tranquilla sul 2-0, ha gestito, poi riusciamo a segnare un gol, comunque buona cosa. Tra l'altro segna Bortolussi, la classica legge del gol dell'ex, ragazzi, colpisce anche in queste partite. E poi dopo loro danno un'altra accelerata sul finale, 3-1, e tutti a casa. E quindi già eliminati dalla Coppa Italia, non c'è da arrabbiarsi più di tanto, perché ripeto, giocavamo con una squadra di categoria superiore. È vero che è appena stata promossa dalla Serie C alla Serie B, dove ha dominato comunque il girone B. Però hanno fatto un mercato, e la squadra ce l'hanno, ok? Noi non abbiamo fatto niente. Il nostro mercato che cos'è? È stato un mercato che ha peggiorato la squadra. Non l'ha migliorata, l'abbiamo peggiorata. E appunto, poi, altra cosa. Io credo anche che qua ci siano delle responsabilità dell'allenatore. Ma non tanto, ripeto, la sconfitta me la aspettavo, attenzione. Io non voglio scaricare le colpe all'allenatore. Perché come con chiunque io do tempo, ok? L'ho fatto con Torrente, l'ho fatto con Caneo, dopo sapete come è andato a finire. L'ho fatto con Pavanel, l'ho fatto anche con Oddo. Soprattutto nel primo Oddo, poi col secondo Oddo meno, perché diciamo quando uno si presenta in quel modo parte già svantaggiato. Lo farò anche con Andreoletti, io gli darò tempo, no, però secondo me ieri ha diciamo costruito malissimo la difesa, cioè buchi su buchi su buchi, cioè poi la altra cosa, io non capisco perché far giocare Perrotta, a me non piace, infatti è stato il peggiore, Dell'Icari è stato ancora peggio, ed è grave perché Dell'Icari in genere in marcatura è uno dei migliori. Un Perrotta disastroso, anche Faedo non mi è piaciuto tanto, poi entra Belli, anche Belli insomma, vabbè, poi Belli è entrato in un momento, un filino, in cui il Cesena non stava, diciamo, premendo tanto, però male, cioè, la difesa già non funziona. Poi, da quel che ho sentito a centrocampo, a parte il solito immenso Varas, abbiamo un Krizetig che, ragazzi, per carità non è neanche stato malaccio da quel che ho letto, Però ragazzi, non era drezza. E la cosa triste è che non si fa più mercato. Queste sono le considerazioni finali, poi dopo ne parliamo. E anche Spagnoli, ragazzi, male, un altro dei peggiori, secondo me, non si è mai visto. E che altro dire? Poi in attesa che tornino Liguori, è stato un piacere rivedere Russini, comunque, in una partita ufficiale, che secondo me è un buon giocatore. Ecco, altro che secondo me deve... Non sappiamo ancora bene che posizione possa avere Palombi. Ecco, anche Palombi è un altro un po' che potrebbe aver deluso. Villa malissimo. Ecco, magari sul settore di destra Kirwan è stato uno dei meno peggio. Cioè, buono, anzi, forse un sufficienza. Dai, gli si può dare al nostro capitano. Ecco, e quindi, ragazzi, che c'è? Male. Cioè, dopo forse è vero che è una squadra che cerca di essere più offensiva. Però il discorso è questo che faccio ad Andreoletti, non lo puoi fare col Cesena, perché il Cesena ha fatto mercato, ha fatto una squadra da serie B, ok, quindi di categoria superiore, considerando che noi ci siamo indeboliti, dovevi giocare in maniera umile. Io sono il primo, ragazzi, che ama il bel calcio, sono il primo che esprime tutto il mio consenso al buon calcio, al bel calcio, ma qui, ragazzi, cosa vuoi fare? È una squadra superiore, ti devi mettere in difesa e fare il contropiede, cioè così funziona quando sei più scarso, il più delle volte, quando sei tanto più scarso almeno. Ecco, perché noi siamo tanto più scarsi del Cesena. E qui mi direte, è colpa di Andreoletti? No, assolutamente no, non è colpa di Andreoletti questa cosa. Ma ripeto, io faccio delle critiche perché è giusto fare anche delle critiche verso l'allenatore, ok? Che io comunque continuo a stimare e continuo a sostenere, ok? Io la pazienza ce l'ho. E
e arriviamo al discorso più importante. Io sono stufo comunque di vedere questa squadra che è in balia di se stessa. Cioè, perché anche qua adesso, cioè, abbiamo una dirigenza che mercato non ne ha fatto, ha fatto mercato in uscita male tra l'altro. E in entrata cosa è arrivato? Due portieri che erano nostri tra l'altro e un attaccante. Centrocampo sono andati via Radrezza, è andato via Radrezza, vabbè, Dezzi anche. Non li sostituiamo. No, in difesa siamo uguali, in attacco, ripeto, a parte Spagnoli, siamo uguali. E cosa facciamo? Cioè, dove vuoi andare con sta squadra? Dove vuoi andare? Adesso io aspetterò la partita col Trento, sicuramente darà più indicazioni, preparazione che sarà finita e tutto quanto, però, cioè, ragazzi, è avvilente, questa è una squadra da quarto posto, io ve l'ho detto anche, insomma, l'ultima volta che ci siamo visti, questa è una squadra da quarto posto, è da quarto posto questa squadra, massimo, no, che dopo ci vuole un miracolo ancora, ma massimo, questa squadra è da quarto posto, ragazzi. È da quarto posto. Mirabelli che prima dice che non fa più mercato fino a Ferragosto e poi dice che non lo fa più. Cioè, ma come pensate di cioè come si ragiona qua? Come cazzo si ragiona? Poi vabbè, complimenti al Cesena, come ho detto prima, che ci ha distrutto. E niente, io adesso sono tranquillo, poi non ho neanche tanta voce. Sono abbastanza tranquillo, poi vediamo se farvi una reaction o no a quello che ha detto Andreoletti, ma non lo so, vediamo. Dipende anche da come mi sento. E... Boh, che dire, io oggi vabbè, non mi posso neanche arrabbiare perché è una partita estiva praticamente contro una squadra molto più forte, però le critiche fioccheranno, già se col Trento va male, ve lo dico, le critiche fioccheranno, non tanto sull'allenatore, perché come vedete, come ho fatto oggi, io ho fatto delle critiche in maniera tranquilla, però ripeto, la mia incazzatura non va all'allenatore, la mia incazzatura va alla società. Soprattutto al signor Mirabelli che non fa mercato. Non ha fatto mercato. Dove cazzo è sto budget di 4-5 milioni? Dov'è? Dov'è che non hai fatto niente? Me coglioni che fai le plusvalenze. Non compri nessuno. Vabbè, dai, iscrivetevi al canale YouTube se volete. Se volete, mettete mi piace. E sempre forza, bianco scudati. Ciao.